Certamente il senso di essere intervenuti anche su temi che non sono direttamente legati al nodo di cui parliamo oggi è quello di comprendere, e credo che tutti lo comprendiamo, di essere dentro in un mondo. E quindi anche per il discorso della salute e la lotta per la salute è legata alla lotta per la salute globale. Quindi questo, quello della Lombardia come quella dell'Italia e quella dell'Europa. Fra l'altro noi facciamo riferimento ad una rete europea contro la commercializzazione e la privatizzazione della sanità, che credo che, come ben sappiamo, l'Italia non è l'unico paese dove viene attaccata la sanità pubblica, ma la cosa sta diventando, l'abbiamo sentito per parecchie volte questa mattina, sta diventando molto pesante. Bene, adesso continuiamo entrando nel merito della questione che stiamo trattando, la cronicità, il gestore, e proseguiamo con un intervento di Albarosa Raimondi, che è un medico già in una direzione sanitaria che era quella del Policlinico di Milano, e quindi un'esperta all'interno, un'esperta anche perché poi studia particolarmente questo problema. E notate bene che noi un piccolo gruppo, ma abbiamo girato non per tutta la Lombardia perché non siamo riusciti, ma per due terzi della Lombardia, a raccontare che cosa ha deciso la Regione Lombardia e a cercare di convincere i medici di medicina generale e soprattutto i pazienti che questo tipo di sistema non deve passare, e speriamo di riuscire nell'intento. La parola a Albarosa. Allora, la riforma che la Regione Lombardia sta cercando di introdurre per quello che lui chiama l'assistenza sanitaria ai malati cronici, quindi per migliorare, secondo la Regione, le condizioni di cura, di terapie e di accertamenti diagnostici per i pazienti. In realtà non porterà poi dei grandissimi benefici. Loro la presentano come se fosse la panacea di tutti i mali, ma non sarà così. È un po' come quelli che per distrarre l'attenzione dai problemi veri additano con un dito un altro problema e cercano di concentrare l'attenzione su altri problemi senza affrontare invece i problemi, quelli reali. Allora, la prima cosa da dire è che si parte proprio da un presupposto sbagliato. La seconda è che con questa delibera in realtà non si risolveranno i veri problemi, cioè quelli di cui la gente si lamenta e quello che sta creando problemi proprio a tutte le persone che vogliono accedere al servizio sanitario. Allora, ho detto che si parte da un presupposto sbagliato. Ecco, bisogna ricordare che la tutela della salute è un diritto fondamentale dell'individuo nella sua unicità psicofisica. Ecco, questo è il punto fondamentale, direi. La riforma, invece, vorrebbe stabilire che le persone non sono più un'entità unica, non sono da prendere nella propria interezza, ma possono essere suddivisi tra la cronicità, quindi le patologie croniche da cui sono affette, possono essere affetti, sono affetti, perché se passano nell'organizzazione sono affetti da patologie croniche, e tutto il resto. Tutto il resto sono le varie malattie occulte, ma è anche lo stato psichico delle persone, la situazione ambientale in cui uno vive. Quindi separare la persona in questi due filoni, in questi due binari, che poi non si incontreranno più perché non ci sarà da qualche parte qualcuno che mette insieme questi due binari, sono binari paralleli, ecco, questa è proprio la cosa sbagliata di questa riforma.
Noi parliamo addirittura di medicina personalizzata. Allora, come, cioè, è una contraddizione. Allora, o ci occupiamo della medicina personalizzata e quindi stabiliamo che ogni persona ha una sua caratteristica ed è diversa da un'altra persona, magari anche con la stessa patologia, oppure diciamo che le persone vanno messe in una catena di montaggio, vengono messe dentro e dopo vedremo di raccattare i pezzi alla fine del tragitto. Quindi la medicina dovrebbe essere una medicina della persona, ripeto, nella sua interezza. Allora, facciamo un attimo una piccola parentesi. La riforma si basa sul gestore. Il gestore è l'asse portante della riforma. E io non smetterò mai di dire a tutti quelli che incontro, con la speranza che poi lo vadano a riportare anche agli altri, perché su questo termine di gestore c'è una grande confusione. Qualcuno pensa che sia una persona. No, il gestore non è una persona, è una società a fini imprenditoriali, sia che sia fatta costituita da società per l'appunto, sia che si tratta di cooperative, sia che si tratta di associazioni di medicina generale che si sono messe insieme, hanno formato una cooperativa e sono in forma aggregata, in forma di aggregazione. Quindi il gestore non è una persona, una società a fine imprenditoriale. Allora, credo che sia chiaro un po' a tutti che le società a fini imprenditoriali non hanno come fine ultimo il benessere delle persone. Credo che sia chiaro che abbiano come fine il guadagno, fondamentalmente. E questo guadagno come pensano di ottenerlo? E pensano di ottenerlo naturalmente risparmiando sulle prestazioni da dare ai malati e poi probabilmente anche con l'idea di eliminare una volta per tutti i medici di base, che così non ci pensiamo più e abbiamo risolto il problema alla base. Altro punto di questa situazione, ovviamente alla base di questa riforma c'è anche il desiderio di ridurre la spesa sanitaria, che però si vuole ottenere non eliminando gli sprechi, quindi le consulenze inutili, l'esternalizzazione di alcuni servizi, i continui cambiare nome alle strutture sanitarie, che questo comporta continuare a cambiare anche tutto il cartaceo, gli uffici, eccetera, ma in realtà il fine è quello di risparmiare sulle prestazioni da offrire alle persone, quindi alle persone malate, alle persone fragili, per poi utilizzare però questi fondi probabilmente per qualche altra cosa, nel senso che in realtà con questa impalcatura così fariginosa, così indaginosa, dove ci sono un sacco di persone in più, dove ci sono delle strutture fisiche, dove ci sarà del cartaceo, dove ci saranno delle persone che comanderanno, ci sarà ovviamente un aumento in realtà della spesa sanitaria. Non solo, ma l'aumento della spesa sanitaria sarà anche alla fine sull'individuo singolo, sul malato, perché per lo stesso paziente lo Stato e quindi la Regione pagherà due volte, quindi pagherà complessivamente il gestore, perché il gestore non farà questa attività naturalmente gratuitamente, ma poi continuerà a pagare anche il medico di base, perché comunque il paziente resterà in carico al medico di base. Ecco quindi che oltre alla duplicazione dell'assistenza sanitaria ci sarà anche un incremento della spesa pubblica. E questa è una cosa di cui non si parla mai. Altro problema grosso che comporterà questa riforma è la grande confusione. Allora, una volta se un paziente decide di rimanere col proprio medico di base, in teoria non dovrebbe avere ulteriori problemi, si spera almeno, fino alle prossime delibere.
Ma se invece un paziente, un malato cronico, decide o spontaneamente oppure perché è invogliato dal proprio medico di base a iscriversi con un gestore, quindi a scegliere il gestore, ci sarà una grande confusione, perché il paziente perderà il suo punto di riferimento principale. Mettiamo un iperteso, un cardiopatico, avverte un dolore toracico. Allora, da solo deve decidere che cosa fare. Quel dolore toracico sarà un dolore dovuto alla sua patologia cardiaca, ipertensiva, eccetera, e quindi dovrà andare dal gestore, anche se non è ancora stato spiegato dove lo trova il gestore, come lo trova, che ora lo trova, e che se al telefono gli risponde uno del call center o si risponde dall'equipe medica. Oppure potrà pensare che si tratta di un dolore intercostale e quindi magari comincerà ad andare dal proprio medico di base. Ecco, a questo punto lui deve decidere dove andare, gestore o medico di base. Adesso ho fatto un esempio un po' semplice, diciamo, ma per cercare di far capire il concetto. Quindi cosa farà nell'indecisione? Prenderà e si recherà al pronto soccorso, ovviamente, perché non sapendo dove andare o che cosa fare, andrà al pronto soccorso. Oppure potrebbe andare da uno dei due e uno dei due, il gestore o medico di base, dice: ma no, ma guarda che questo non riguarda me, riguarda l'altro. E quindi questo, che vagherà sul marciapiede della città, alla fine comunque finirà con andare in pronto soccorso, stando sempre peggio a questo punto, perché poi sarà avuto anche l'ansia. E questa è la prima ricaduta negativa che si avrà sugli ospedali. Credo che sia conoscenza di tutti che esistono i pronto soccorsi lievemente affollati. Allora, con tutte queste persone disorientate, confuse, eccetera, che andranno in pronto soccorso, sicuramente non ci sarà un miglioramento delle attese in pronto soccorso. Ci sarà una grande confusione. Non solo, ma cosa succederà? Succederà che il medico del pronto soccorso, oberato dal lavoro, con le attese, con quelli che sono nella stanteria in attesa di essere controllati, eccetera, eccetera, cercherà di visitare questo malcapitato e poi, se non è un caso gravissimo, lo rimanderà, gli farà una visita veloce, lo rimanderà dandogli l'indicazione di fare tutta una serie di accertamenti che non vengono più fatti in pronto soccorso. Perché con questa, come si diceva anche prima, con questa mania del risparmio, che poi non so, magari si potrebbe risparmiare in qualche altro settore, invece si vuole risparmiare sempre sulla sanità, con questa mania del risparmio adesso anche i pronto soccorsi non fanno più gli accertamenti che facevano un tempo. Quindi se uno è molto grave magari lo fanno anche, se uno un pochino meno grave dicono: ma no, guardi, lei può aspettare fino a lunedì, fino a martedì, fino a mercoledì, vada in ambulatorio, si faccia queste prestazioni e poi torna al suo medico curante. Quindi cosa succede? Succede che naturalmente poi questo viene dimesso a pronto soccorso, cerca di prendere gli appuntamenti per le visite che gli danno dopo 8 mesi, un anno, 2 anni, eccetera. Se a questo punto l'ansia comunque aumenta, quindi starà di nuovo peggio e ritornerà probabilmente in pronto soccorso, e quindi diventa veramente un circolo vizioso da cui non è facilissimo venirne fuori. L'altro punto di cui dovevamo parlare è appunto questa cosa, che anziché preoccuparsi di risolvere i problemi che affliggono tutti, e quindi per esempio quelli dei lunghi tempi di attesa e quindi delle lunghe liste di attesa, hanno fatto questa grossa impalcatura. E quando vanno in giro l'assessore o i propri dirigenti vanno in giro a parlare, lo scrivono, dicono che questo sistema migliorerà le liste d'attesa. Credo che non ci sia nulla di più falso, nel senso che io, che per l'appunto purtroppo mi sono letta le delibere, anche gli allegati, li ho pure studiati, ci ho anche ragionato su, io non ho trovato in nessuna pagina, in nessuna riga
che quello che mi posso, cioè la spiegazione di questa situazione miracolosa, cioè in nessuna pagina c'è scritto con quale metodo, con quale sistema elimineranno queste benedette liste di attesa. Cioè, non si capisce, succederà un miracolo, c'è un sistema miracolo, la comparsa del gestore compierà il miracolo, il gestore che arriva con la bacchetta magica fa scomparire le liste d'attesa, con quale metodo lo fanno scomparire? Allora, le liste d'attesa o ci sono o non ci sono. Standardizzando i percorsi, per cui no, scusami, se mai ne parliamo. Allora, ovviamente sono delle bugie, nel senso, ripeto, le liste d'attesa o ci sono e non scompaiono per la comparsa miracolosa del gestore o non ci sono. Potrebbero fare quello che diceva Gertrude, cioè dei percorsi facilitatori per i cronici, a parte che secondo me questo se lo fanno soltanto i primi 3 mesi e poi basta, perché il sistema non regge comunque, perché se tu mi fai dei percorsi facilitatori per qualche cronico, cosa vuol dire? Che si allungano tutte le altre liste d'attesa, non solo, ma che lo stesso cronico, che non resta cronico a vita ma peggiorerà, avrà altre malattie eccetera, nel momento in cui cerca di prendersi un altro appuntamento, comunque sia, anche lui si troverà le liste d'attesa allungate e si creerà una grossa confusione. Tra l'altro, il problema grosso delle liste d'attesa non è tanto riferito ai cronici, perché comunque se uno deve fare un controllo dopo 8 mesi o 12 mesi eccetera, è più facile che riesca a trovare posto. Il problema è per tutti gli altri che non sono cronici, quindi questo sistema, cioè questa è una delle tante fandonie che continuano a raccontare. Allora, quali potrebbero essere per esempio i sistemi per riuscire a agevolare i problemi delle liste d'attesa? Allora, anziché tutta questa impalcatura del gestore e tutte queste altre cose che continuano a dire, cioè sarebbe una cosa semplicissima, cioè al momento della visita. Quello che succedeva un tempo, in realtà quelli che non sono giovanissimi se lo ricorderanno, quello che succedeva un tempo, uno andava in ospedale, dallo specialista, faceva una visita, ti veniva detto guarda devi fare un controllo tra 3 mesi, 6 mesi, 8 mesi, quello che era secondo la patologia, e avevano le loro agende cartacee che funzionavano molto meglio di quelle elettroniche e ti fissavano già l'appuntamento per la visita di controllo, ti danno il bigliettino con su scritto l'ora, il giorno e tutto quanto, ti dicevano cosa dovevi portare, poi qualcuno particolarmente ben intenzionato magari ti telefonava qualche giorno prima per vedere se ti ricordavi che dovevi andare all'appuntamento e la storia finiva lì. Tutto questo senza gestore. Quindi che cosa vieta che vengano date indicazioni in questo senso agli ospedali? Vai a fare un controllo dal cardiologo, questo ti dice ho bisogno di rivederlo tra 6 mesi e in quello stesso momento l'infermiera, la segretaria, l'impiegata, quella che sta in attesa fuori, ti fissa l'appuntamento. E questo sarebbe il problema più semplice per risolvere appunto il problema dei cronici. Non c'è nessun bisogno di rimandarlo e ci sarebbe anche un valore aggiunto, che uno verrebbe ricontrollato dallo stesso professionista o perlomeno dalla stessa equipe, dalla stessa struttura, nel senso che anche questo è una delle cose importanti. L'altro problema che sicuramente migliorerebbe questa storia delle liste d'attesa, come ha ricordato Vittorio prima, e lo tormento tutti i giorni su questa situazione e tormento tutti quelli che conosco che tormento su questa situazione, c'è questo problema dei tetti di spesa. Vabbè, che io dico che devono eliminati, qualcuno che si preoccupa delle finanze della regione dice che andrebbero perlomeno rivisti. Comunque il problema è questo: la regione stabilisce un budget per gli ospedali e per le singole per i singoli reparti. Cioè, se un reparto, facciamo sempre l'esempio della cardiologia,
ha speso, tra virgolette, 100 euro l'anno precedente, l'anno successivo non ne può spendere di più. Cioè sono budget limitati e modulati sulle spese affrontate da un reparto l'anno precedente. Questo cosa vuol dire? Che se c'è questo vincolo stretto, oltretutto nessuno è motivato nel lavorare di più, nel cercare di darsi un'altra organizzazione, nel cercare di migliorare la situazione, nel cercare di fare magari una visita in più al giorno, eccetera. Non conviene perché questi budget rigidi e ormai un po' limitati vengono di norma esauriti entro il mese di settembre e ottobre. Quindi tutto quello che loro fanno, le varie parti fanno di più e quindi vanno fuori questo benedetto budget che poi è il tetto di spesa, va in negativo, va nel bilancio negativo del reparto. E quindi diventano i cattivi dell'ospedale e quindi poi magari verranno penalizzati in altro modo, magari non ti danno la fotocopiatrice nuova, non ti danno l'amministrativo in più, eccetera, perché nessuno vuole avere un bilancio negativo, visto che ormai il bilancio sembra che abbia sostituito la parola salute. Ed è il motivo per cui quando voi telefonate per prendere un appuntamento nel mese di settembre-ottobre vi viene detto: ah no, le agende sono chiuse, mi richiami il mese prossimo, mi richiami tra due mesi. Guardi, è meglio se mi richiama in gennaio, perché così le prestazioni vanno in realtà nel budget e quindi nel tetto di spesa dell'anno successivo. Questo succede sia nel pubblico che nel privato accreditato, con una differenza che privato accreditato in genere cerca di non farti la propria prestazione e basta, ti dice: guardi, se vuole può fare a pagamento, magari in questo periodo facciamo una tariffa agevolata, fine conti viene a pagare a poco più del ticket e quindi può farlo. Il pubblico invece viene sommerso dalle domande, perché quelli invece che non vogliono fare a pagamento ci riprovano col pubblico e quindi il pubblico viene peggiorato, diciamo, l'organizzazione da queste richieste che poi non riescono ad esaudire e quindi questo è anche l'imbarazzo nel rispondere. L'altro grosso problema che ha un po' accennato sempre Vittoria, ma io non capisco perché siamo qua noi a parlare, dice sempre già tutto lui, quindi risparmiarci questa fatica. E oltretutto è anche più bravo di noi nel spiegare le cose, quindi comunque c'è questo problema del pubblico e del privato accreditato. E allora il privato accreditato è un privato che è riuscito a farsi accreditare dalla regione, quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che avrà i rimborsi regionali, quindi avrà gli stessi rimborsi regionali del pubblico, quindi ha gli stessi introiti, gli stessi guadagni, diciamo, del pubblico, però non ha gli stessi obblighi e quindi questo gli dà una certa possibilità di manovra che il pubblico non ha e che va ovviamente a detrimento però del pubblico. Che cosa succede per esempio? Ne ha accennato Vittorio stamattina, succede che per esempio negli ospedali ci sono gli specialisti, ovviamente sono specializzati nelle varie discipline e avendo delle grosse casistiche in genere sono anche abbastanza apprezzati. Allora cosa succede? Succede che spesso, non so se spesso o comunque, succede che il pubblico faccia delle convenzioni con il privato accreditato e presta il proprio medico, il proprio specialista, il proprio professionista alla struttura privata accreditata. Dopodiché da questa cosa, che rientra un po' nella libera professione intramenia allargata, cosa succede? Che un po' di soldi finiranno nelle tasche del medico che fa le prestazioni fuori orario di servizio, un po' però finiscono nelle tasche dell'amministrazione, ma queste prestazioni di norma poi vengono fatte, è vero che vengono fatte fuori orario di servizio, nel senso che
il medico prova a fare, timbra il cartellino, esce e poi lo ritimbra quando rientra. Però è altrettanto vero che spesso e volentieri vengono fatti negli orari in cui ferve l'attività ospedaliera. Quindi quel professionista lì non sarà nell'ospedale pubblico a svolgere la sua attività, ma sarà dall'altra parte, nella struttura privata accreditata. Perché le strutture private accreditate hanno questa tendenza a non assumere le persone, a non assumere i medici, perché se li assumono dovrebbero pagare i contributi, le ferie, le malattie, le liquidazioni. Preferiscono prenderli in consulenza. Questo gli consente di avere dei professionisti qualificati a poco prezzo, cioè in pratica a molto poco, e non hanno spese morte. Però il fatto che quel medico lì, che magari si chiama Rossi, il martedì, mercoledì e giovedì vada in questo centro privato accreditato, vuol dire che è vero che lo fa fuori orario di servizio, però vuol anche dire che quelle mattine, il martedì, mercoledì e giovedì, lui non è in ospedale a svolgere le sue prestazioni. Quindi chi si avvantaggia della prestazione di questo medico? Il privato accreditato. E in questo modo il pubblico viene affossato sempre più. Credo che fosse questo che volevi dire. Allora, ritornando alle nostre delibere. Allora, abbiamo detto che l'elemento portante è il gestore, abbiamo capito che è una società imprenditoriale. Quali obblighi, quali compiti ha? Allora, lui deve fare un patto di cura col paziente cronico. Questo patto di cura deve essere firmato da entrambi, dal gestore ma anche dal paziente. Il paziente, firmando le scartoffie che gli dà il gestore, in pratica si impegna ad ubbidirgli per tutto un anno. Quindi si fa il patto di cura che viene firmato, sottoscritto, eccetera, eccetera. Viene compilato il famoso PAI, che è il piano di assistenza individuale. Con il PAI il medico, che deve compilarlo, perché questo almeno per il momento deve farlo il medico, dotato di arte divinatoria, come dico sempre io, stabilisce di quali esami avrà bisogno questo paziente per i prossimi 12 mesi, come se fosse possibile fermare il tempo e come se fosse possibile che un medico, per cui anche bravissimo, possa prevedere di quanti e quali esami avrà bisogno il paziente. Ecco, io faccio un esempio molto semplice, terra a terra, come faccio sempre io. Allora, mettiamo che nel PAI c'è scritto che il paziente deve fare un elettrocardiogramma. In quei 12 mesi gli spetta un elettrocardiogramma. E poi nel corso dell'anno magari quello ha bisogno di un secondo, di un terzo elettrocardiogramma. Ecco, che cosa succede? Probabilmente dovrà andare a fare un pagamento, perché comunque a voce l'assessore continua a dire che non sono vincoli, che possono fare tutto quello che vogliono, che il medico può prescrivere quello che gli pare, così via dicendo. A parte che se così fosse non si capisce perché bisogna compilare il PAI, tra parentesi, è un lavoro inutile, una perdita di tempo inutile. Ma questa cosa viene detta a voce, non è scritta da nessuna parte. Io me la sono letta, me l'ho letta, eccetera, e non l'ho trovato scritto da nessuna parte, se non in casi eccezionali, però con richiesta autorizzazione dell'ATS, insomma una situazione complicata, quindi di norma non si potrà fare. Quindi probabilmente il paziente, se avrà bisogno di un secondo, di un terzo elettrocardiogramma, dovrà andarselo a fare a pagamento. La cosa peggiore però, che poi condiziona il PAI e il patto di cura, sono i famosi set di riferimento. E questo secondo me è la vera cosa nefasta, cioè oltre al fatto che mi dividono il paziente come se fosse possibile suddividere in due parti. È l'altra cosa veramente nefasta. I set di riferimento che cosa sono? Loro in pratica hanno suddiviso le patologie
per esempio l'ipertensione, per esempio la cardiopatia, per esempio la patologia tumorale, per esempio il diabete, le hanno suddivise in tante tabelle e hanno deciso che per ogni patologia, per ogni tabella di una patologia, diciamo a cui fa riferimento, al paziente potranno essere prescritti solo quegli esami lì e con un certo quantitativo e non oltre. Quindi è un punto di riferimento che diventa un vincolo pesante per il paziente, ma anche per il medico, nel senso che il medico non è più in grado di guardare il paziente e di decidere in scienza e coscienza di che cosa può aver bisogno. No, perché è limitato da questo set di riferimento. Lui può prescrivere soltanto quello che è stabilito dal set di riferimento. E se il set di riferimento dice, per l'appunto, che per quel tipo di patologia lì può essere eseguito soltanto un elettrocardiogramma nel corso dei 12 mesi che seguiranno, solo un elettrocardiogramma potrà prescrivere. Questo è un vincolo, secondo me, molto brutto, perché va proprio a ledere la dignità professionale del medico e il diritto alla salute del paziente. Perché nei compiti del medico di base c'è proprio questa, di fare un PAI ideologico, mentale, per ogni paziente e di volta in volta decidere che cosa deve fare. L'altro grosso vincolo, legaccio, che lega tutti è la questione dell'erogatore. Allora, i gestori probabilmente non saranno in grado di offrire tutte le prestazioni di cui tutti i cronici potrebbero aver bisogno. Quindi gli è consentito di fare dei contratti con dei soggetti terzi, i partner cosiddetti, che sono degli erogatori di servizi. Cioè, non so, una società che ha sede in un ufficio, per esempio, difficilmente potrà garantire la risonanza magnetica, le radiografie, gli esami di laboratorio. C'è un problema di tempi, perché bisogna essere scelto. Ok. E quindi, facciamo un esempio, d'accordo? E quindi il gestore farà dei patti, dei contratti con alcuni erogatori e che faranno la risonanza magnetica, la radiografia, eccetera, e il paziente sarà più o meno obbligato a recarsi da quegli erogatori. Quindi se uno era seguito da un'altra parte, non importa, dovrà andare da chi gli dice il gestore. Quindi viene a mancare completamente la libertà di scelta. Anche qua l'assessore continua a dire che i pazienti potranno andare dove vogliono. Però se i pazienti potranno andare dove vogliono, i medici possono prescrivere quelli che vogliono, nessuno riesce a capire che senso abbia la figura del gestore. Bene, adesso diamo la parola.